Un libro di Francesco Disa è difficile da definire, come il suo protagonista. È un fumetto, ma non è un fumetto. È una storia illustrata, o una storia fatta con illustrazioni, che però non sono illustrazioni dell'artista Francesco Disa, ma sono state prese qua e là da altri artisti, che vengono poi tutti enumerati, ringraziati alla fine del libro, e sono proprio di ogni genere, ma servono perfettamente a raccontare o a descrivere o a inventare questo personaggio, il quale passa da una figura all'altra, da una storia all'altra, da un capitolo all'altro, cercando di capire chi è, di definirsi, di identificarsi. E arriva alla fine del libro a un'identificazione grave, drammatica, per poi smentirla subito nell'epilogo. Il libro è molto ironico, molto divertente, molto fantasioso. È un bellissimo libro.